stata un'emozione enorme. Abbiamo recitato proprio nella cella confessionale di San Leopoldo. Un'emozione enorme perché all'interno della chiesa, nel silenzio, in quell'atmosfera mistica che comunque si crea, siamo subito rientrati in quell'attenzione, in quell'energia. E devo dire che c'è stato qualche pianto. C'erano talmente tante cose su cui essere concentrati che boh, è stata una cosa meravigliosa, sì. Seguendo Antonello Belluca, appunto il regista, quando mi ha proposto questo film, ovviamente ho iniziato a studiare tutto ciò che riguardava San Leopoldo Mandić. Leopoldo si inserisce nella vita di tutti i protagonisti. Si inserisce con la sua fede, con la sua religione, con la sua storia, con la sua filosofia, no? Cercando di portare le persone a Dio secondo le caratteristiche delle persone con le quali interloquiva, con le quali parlava. Quindi questa forma di avvicinare le persone, quindi proprio nel film è riuscito a dare questa grande sensazione, questa grande forza di vicinanza all'uomo a seconda con le caratteristiche di ogni singola persona. Nel film interpreto il ruolo di Letta Filangeri, che è una donna dolce, è una donna che impara a credere, e è interessante vedere quanto la sua vocazione per la medicina ad un certo punto non le basti, quindi chiede a padre Leopoldo il miracolo e in dono insomma la fede. E quello che mi ha colpito è l'umanità, la generosità, il voler aprire il cuore e l'anima a tutti. Lui era proprio al fianco dell'essere umano e per ognuno aveva una benedizione, aveva una soluzione. You said it. Amen. Go now. They're waiting.